Dobbiamo lasciare gli attori, mi sa, ancora un'oretta e mezza appesi là sopra, però. Io li conosco da tanto tempo, con Michele abbiamo fatto insieme l'Accademia, la Silvio D'Amico, quindi abbiamo fatto tutti e due il corso come attori. Te invece l'ho conosciuta sul set. E il motivo per cui ho scelto loro penso che poi riguardi anche gli altri attori del corto, Pippo Del Bono, Anna Ferruzzo, Martina Cotecasa. Ognuno di loro ha veramente degli elementi che riguardano il personaggio. Thea Falco ha effettivamente degli elementi di, appunto, libertà, estrosità, è uno sguardo che mi serviva avesse questo personaggio. Stessa cosa riguarda Michele Riondino. Michele è una persona, e glielo si legge negli occhi, che ha è in bilico, ed è forse anche questa la qualità interessante del suo essere attore, l'essere in mezzo, in bilico, tra più colori. E questo personaggio è letteralmente in mezzo, in bilico, tra più fasi, per cui la non definizione, ecco.